oggi 130 anni di onorata carriera. Abbiamo pensato che il modo migliore per festeggiare era proprio un raduno di ben 5 bande. Infatti stasera si esibiranno in concerto, oltre alla nostra banda siliquese, anche la banda Giuseppe Verdi di Serramanna, la banda Vincenzo Bellini di Carbonia, la banda Santa Cecilia di Flumini Maggiore e la banda Giuseppe Verdi di Serrenti. La banda che aprirà questa serata musicale è la banda Giuseppe Verdi di Serramanna, che vediamo già in posizione. Inizio subito a darvi qualche informazione sulla banda di Serramanna. L'associazione musicale Giuseppe Verdi di Serramanna nasce nel 1966, quando il provveditore agli studi di Cagliari concesse un corso di orientamento musicale ad indirizzo bandistico, tenuto dal maestro Giuseppe Carboni di Samassi, al quale si deve appunto la fondazione dell'attuale associazione musicale ed il merito di aver creato una scuola di musica e una banda, a tutt'oggi presente nella realtà del paese. Il 1969 avvenne un cambio di direzione, in quanto il maestro Carboni lascia il suo posto di direttore. Si succederanno da allora diversi maestri, fino al 2017, anno in cui la direzione passa all'attuale maestro Gianmarco Corte, che dirige stabilmente la banda dell'associazione. Con la guida del maestro Todde, la banda musicale di Serramanna ha intrapreso un nuovo percorso di crescita, finalizzato allo studio del repertorio originale per banda. Ma vediamo cosa ci propone stasera la banda di Serramanna. Il primo brano che abbiamo il piacere di ascoltare è Florentiner March. Composta nel 1907 dal compositore boemo Julius Fučík, che costituisce senz'altro uno tra i più noti lavori del compositore. Scusate, ci sto introvertendo. Allora, dicevo, la marcia è stata composta nel 1907. Inizia con un'introduzione delle trombe, sviluppando poi il tema principale. Dopo un nostalgico intermezzo, il brano riprende energicamente concludendo con una trionfale riesposizione del tema proposto nell'intermezzo. Dirige il maestro Gianmarco Todde, Florentiner March. A tutti voi, buona sera. Thank you.
Quali i nativi americani associano l'eruzione e la formazione dell'attuale lago ad un'epica battaglia tra due divinità. Suona per noi la banda musicale Giuseppe Verdi di Serramanna, Mazama.
L'ultimo brano che in repertorio stasera alla banda di Sina Anna è African Symphony. Si tratta di una composizione allegra e vivace del compositore americano Van McCoy. Questo brano vuole ricordare i suoni e la musica dell'Africa ed è senza alcun dubbio il lavoro che ha contribuito ad affermare il compositore Naohiro Iwai, arrangiatore del brano. Ascoltiamo ora African Symphony, dirige il maestro Gianmarco Giolliver. A tutti voi, buon ascolto.
Grazie. Abbiamo il piacere di ascoltare ora la banda musicale Vincenzo Bellini di Carbonia. La banda musicale Vincenzo Bellini di Carbonia nasce nel 1980 ad opera di un gruppo di amanti della musica ed in particolare della banda musicale, che con la loro passione e il loro sacrificio fecero rinascere la storica formazione. Proprio all'apice del periodo positivo del 1990, la banda città mineraria ha rischiato il tracollo, essendo presenti solo una decina di elementi. È stato solo grazie alla testardaggine, all'amore per la musica e per la città di quelle poche persone rimaste che si è ripartiti da zero, arrivando all'attuale situazione, che vede circa 20 elementi in organico. La presenza in tutte le manifestazioni cittadine, il nuovo repertorio concertistico con l'attuale consiglio direttivo presieduto da Massimo Sciascia e soprattutto la sapiente direzione artistica della maestra Caterina Casula ha fatto sì che la banda Bellini abbia recuperato la notorietà e i livelli precedenti ed è in grado di rappresentare degnamente la città di cui è espressione in qualsiasi manifestazione. La banda ha partecipato a vari gemellaggi, sia in Sardegna che fuori regione, tra cui ricordiamo quello a Bassano, in provincia di Latina, e quello in Francia, nella cittadina gemellata con Carbonia, Verelle-Forbach, dove ha riscontrato un grande successo. La banda Bellini dispone della propria scuola di musica, con allievi di tutte le età, preparati egregiamente dalla maestra Caterina Casula. Il primo brano con il quale si esibisce la banda Bellini è Aladdin, film di animazione statunitense del 1990. Non ho letto di no. Avevo quest'ordine. My name is nobody. Perdonate. Avevo una scaletta inversa. Quindi, il primo brano con il quale si esibisce la banda Bellini è My name is nobody. Il mio nome è nessuno. Film western del 1973 diretto dal regista Tonino Valeri, seconda linea di Sergio Leone. Jack, che nel film è interpretato da Henry Fonda, è un leggendario cacciatore di taglie, ormai anziano, che ha intenzione di partire in Europa. Un giovane vagabondo che si fa chiamare Nessuno, interpretato nel film da Terence Hill, non vuole che un mito come Jack sparisca in modo così anonimo e allora decide di coinvolgerlo in questa impresa, battere una banda di ben 150 briganti. La colonna sonora è curata dal maestro Ennio Morricone. Noi ascolteremo l'interpretazione della banda Bellini di My Name is Nobody. Dirige Caterina Casula, a tutti voi buon ascolto. Thank you.
Il secondo brano che ci propone la banda di Carbonia è un'altra premiatissima colonna sonora. Si tratta di Madagascar, un hit dedicato dall'omonimo film d'animazione prodotto nel 2005 dalla DreamWorks, campione di incassi al botteghino. Le musiche del brano che ascolteremo ora sono state scritte dal grande compositore e produttore tedesco Hans Zimmer, che non ha certo bisogno di presentazioni. Suona per noi la banda Vincenzo Bellini, Madagascar. Thank you.
Il brano con il quale ci saluta la banda Vincenzo Bellini di Carbonia è Aladdin, film d'animazione statunitense del 1992 di produzione Disney, che si basa sul famoso racconto Aladino e la lampada meravigliosa, contenuto nelle Mille e una notte, e che vede il furfantello dal cuore nobile Aladdin perdutamente innamorato della principessa Jasmine, figlia del sultano. Il film ottiene diversi premi, molti dei quali proprio per la colonna sonora, il cui merito va al compositore Alan Menken. Dirige la maestra Caterina Casula il Midley Aladdin. Buon ascolto!
chiedo scusa, la maestra della banda di Caponia ci lascia un pochino prima, quindi ci sembra doveroso farle un omaggio e ringraziare tutti quanti per essere stati qui. La banda. Quindi è inutile dirlo, le donne sono una vera forza della natura e hanno sempre una marcia in più. Il primo brano che ci propone la banda Santa Cecilia di Flumini Maggiore è Tercio de Quites, il paso doble del grande musicista valenciano Rafael Talén Peló. Il genio creativo del maestro Talén è stato anche al servizio della Fiesta de los Toros, la cui ispirazione durerà per la storia della musica da corrida. Il famoso paso doble, Tercio de Quites, che ora ascolteremo, è colonna sonora di memorabili e infinite imprese, attualmente catalogata come una delle partiture più note dell'autore ed eseguite da innumerevoli gruppi musicali, dentro e fuori la Spagna. Dirige maestra Noemi Steri, Tercio de Quites. Thank you.
Ascolteremo ora Africa, grande successo datato 1982 del gruppo rock Toto, che fu in testa alle classifiche a febbraio 1983. Il ritornello del brano è una metafora che vuole rappresentare l'amore dell'autore per la sua donna. Con l'arrangiamento per banda di Wolfgang Wassner, suona per noi la banda Santa Cecilia di Frumini Maggiore, Africa. Thank you.
L'ultimo brano con il quale si esibisce la banda Santa Cecilia stasera è Sing Sing Sing, canta canta canta. Si tratta di un brano del 1936 con musica e testi di Louis Prima, che per primo lo registrò con la New Orleans Gang. Il brano è fortemente identificato con le epoche della big band e dello swing. Molti hanno eseguito il pezzo come strumentale e l'interpretazione più celebre è sicuramente quella di Benny Goodman. Lo ascolteremo ora con l'arrangiamento per banda di Naohiro Iwai, dirige maestra Noemi Misteri, Sing Sing Sing. Buon ascolto! Thank you.
Viora, la banda musicale Giuseppe Verdi di Serrenti. L'associazione musicale Giuseppe Verdi di Serrenti nasce nel 1979 grazie alla volontà di alcuni componenti della vecchia banda scioltasi intorno agli anni 50. Fu così aperta la prima scuola di musica ad indirizzo bandistico sotto la direzione del diplomando in contrabbasso maestro Luciano Corda. La passione per la musica riuscì a coinvolgere a tal punto gli allievi che la nuova banda debuttò in pubblico dopo appena un anno, esattamente nell'ottobre del 1980, in occasione di Santa Vitalia, la festa più importante del paese. Da questa data ad oggi la banda ha svolto ininterrottamente la sua attività musicale, partecipando a raduni bandistici e svolgendo svariate collaborazioni con altre realtà musicali della nostra regione. Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno dei soci, dei musicisti e dei rapporti di amicizia creati con altre associazioni negli anni, che partecipano con entusiasmo a tutte le attività proposte dall'associazione. La banda musicale di Serrenti è attualmente diretta dal maestro Fabrizio Pitau e ci propone questo repertorio musicale. Il primo brano in repertorio è The Doors in Concert, con l'arrangiamento per banda di Paul Marta. Si tratta di un medley di una delle band più famose degli anni 60. In questo medley sentiremo alcuni dei pezzi più noti dei Doors e del grande Jim Morrison, che hanno segnato la storia del rock, come Touch Me, Light My Fire, Riders on the Storm, Hello I Love You e Love Ear Medley. Suona per noi la banda Giuseppe Verdi di Serrenti, buon ascolto! Thank you.
Ma tu dalla banda sei? O suoni o dirigi? Sei sicuramente super dosemmine. Mi aspettavo di peggio, super dosemmine non è brutto, dai. Allora, il prossimo brano che ci propone la banda di Serrenti è... Ma mi hanno detto che è il compleanno di tuo marito oggi. Dove sei? L'ho visto. Tanti auguri! Grande! E dopo passate lì al chiosco, 4 giri di birra sono offerti per tutti. Auguri, amore! Allora, il prossimo brano che ci propone la banda di Serrenti è Stevie Wonder in Concert. Anche in questo brano l'arrangiamento è di Paul Murta. Sentiremo alcune delle più grandi hit di Stevie Wonder, come Sir Duke, You Are the Sunshine of My Life. Dirige il maestro Fabrizio Pitau, Stevie Wonder in Concert.
dai, se no ti serve più la paruca. Sono io adesso la presentatora. E il prossimo brano, non vi diciamo il titolo, così lei non lavora, tanto è pagata lo stesso, quindi lei si riposa. Giusto, non sei pagata a brano? No, ok. No, dice che ha fame. Ascoltate, vediamo se indovinate. Allora, la storia di questo brano per me è molto malinconica, io non volevo farlo questo brano. È un brano che sentivo quando ero ragazzo alle feste. E alle feste ho conosciuto Roberto, il nostro presidente. Alzate in piedi. Ma devo dire che c'era anche Silvano, il presidente della banda di Siliqua. Vedete, ha sentito quello che sta correndo. E noi da giovani, insomma, sentivamo questa musica e ballavamo. Ci veniva così. E qualcuno sa indovinare il brano? Festa tra maschietti. Dai, dai, su. C'eri anche tu, caro. Mi ricordo! Quanto tempo! Esatto, sta facendo l'indiano, ma invece l'ha detto. Caro, ci vediamo dopo. Quanti ricordi! Dai, facciamo che lo presento lo stesso. Il brano con il quale ci saluta la banda di Serrenti è The Best of the Village People. In questo medley Lorenzo Bocci, che ha curato l'arrangiamento musicale, ha racchiuso le più grandi hit dell'icona band Village People. Tra le note di In the Navy, IMCA, Matchy Man, faremo un tuffo nella musica disco degli anni 80. Attenzione, attenzione, perché rigorosamente è vietato stare fermi, anzi siete caldamente invitati a battere le mani, saltare, ballare, fate quello che volete. Suona per noi la banda musicale Giuseppe Verdi di Serrenti, diretta dal maestro Fabrizio Pitau. Buon ascolto! Thank you.
e ci avviamo verso la conclusione della serata. Maestro si fa serio, che errore. Soprattutto la nuova capigliatura. L'associazione musicale Giuseppe Verdi di Siliqua nasce nel 1893 come fanfara e si trasforma in vera e propria banda musicale nel 1897. La banda ha interrotto la sua attività solo nel periodo delle due guerre mondiali e una volta ripresa l'attività musicale ha partecipato a tutte le manifestazioni, sia civili che religiose di Siliqua e a tutti i più importanti raduni provinciali. Per molti anni la banda è stata diretta dal maestro Cardaropoli, fondatore della banda cittadina di Cagliari. Nei primi anni 60 è passata sotto la guida dei fratelli Erminio e Adalberto Bacchis. Dal 1983 è stata diretta dal maestro Sergio Talana, per passare poi nel 2000 sotto la guida della maestra Maria Bonaria Todde. Dal 2008 si sono alternate varie direzioni bandistiche con maestro Pasquale Riu, maestro Marco Cavoni, nuovamente maestra Maria Bonaria Todde, maestra Roberta Deiana, per arrivare al 2015 alla direzione del maestro Fabrizio Pittau, che a tutt'ora dirige il nostro organico composto da una trentina di elementi circa. Lo scopo principale della nostra associazione è quello di diffondere la cultura musicale soprattutto tra i più giovani e a dimostrazione di questo la nostra banda giovanile si è classificata nel dicembre del 2005 al primo posto al concorso internazionale Città di Sinai. Un altro importante risultato lo si è ottenuto nel luglio del 2017 quando gli allievi dell'associazione musicale di Siliqua parteciparono con un quintetto di percussioni al concorso internazionale per ensemble di percussioni Città di Sinai, classificandosi al secondo posto. L'attività musicale offerta dai corsi sia bandistici che extrabandistici è ricca di allievi e densa di soddisfazioni e si è conclusa con il saggio di fine anno che si è tenuto lo scorso lunedì 3 luglio qui in paese. I corsi riprenderanno regolarmente ad ottobre come ogni anno. Mi sembra doveroso ricordare anche i presidenti che si sono avvicendati nel corso degli anni di onorata carriera. Rosanna Congiu, Sandro Bacchis, Paolo Piras, Sara Ghisu e il nostro attuale presidente, nonché clarinettista storico, ma sempre in erba, Silvano Floris. Io non sono nativa di Siliqua, però mi sento di esserlo d'adozione perché questa grande famiglia della banda mi ha accolta con tantissimo affetto e io sono davvero orgogliosa di farne parte e felice di festeggiare con tutti voi questo momento così importante. Grazie. Il primo brano con il quale si esibisce la nostra banda è My Way, adattamento inglese della canzone Come Da Be Più del 1967, scritta da Jacques Revue, Claude François e Gilles Thibault. Adattata da Polanka, questa versione è stata resa popolare dall'interpretazione di Frank Sinatra del 1969. La melodia è stata ispirata da questa idea, la routine quotidiana nella vita di coppia. Dirige il maestro Fabrizio Pittau, My Way. Thank you.
adesso. Io. Ma tu c'eri a quelle feste famose, eh? No, non c'ero io. Dai, c'è tua moglie, ok, non c'eri. La banda di Siliqua ora ci propone Copacabana, canzone registrata da Barry Manilow e scritta insieme a Bruce Sussman. È scritto più piccolo, non si vede. Il brano è stato pubblicato nel 1978 ed è ispirato ad una conversazione tra Manilow e Sussman al Copacabana Hotel di Rio de Janeiro, quando i due autori discussero sul fatto che potesse esistere o meno una canzone intitolata Copacabana. Manilow, che negli anni 60 era stato un assiduo frequentatore del nightclub Copacabana New York City, suggerì a Sussman e Feldman di scrivere per lui il testo della canzone. Suona per noi la banda Giuseppe Verdi di Siliqua, Copacabana. Thank you.
Allora, la presentatrice non è arrivata, vorrei ringraziare tutti i ragazzi. Mi è venuta questa voce bellissima, vi piace? Togo? Sembra di quegli attori anni 80. E ringrazio tutti i ragazzi di tutte le bande, adesso sono qui loro, prima ho diretto Serrenti, però anche gli amici di Flumini, di Carbonia, di Saramanna, perché davvero ci mettono tanto impegno, sacrificano tante serate per venire alle prove, serate in cui potremmo stare in casa con la famiglia davanti al caminetto e 4-5 birre. Però le birre le beviamo dopo le prove, quindi è bello lo stesso. I ragazzi studiano ogni giorno a casa, quello che vedete qui, insomma, è frutto di tanto, tanto, tanto sacrificio. Però è ora che mi tolga la parrucca, è ora di andare in vacanza. Sinceramente c'è caldo, siete d'accordo? Io sinceramente ho caldo e Matteo ha fatto una scommessa con me, ha detto non hai il coraggio di spogliarti davanti a tutti. Mi ha detto Marrao e io di fronte a quello non posso far altro che... palestra, se non posso mostrare questo fisichino che mi è venuto, abbiate pazienza. Dopo questo, dai, vediamo cosa dice dopo questo. Fraghevesi, po' brutto. Sei molto credibile a volte. Comunque, sprecato in Sardegna, Fabrizio Pitao. Comunque le sa tutte il maestro, è arrivato il momento dei ringraziamenti. Le sa tutte, ha studiato a casa. Prima di concludere con l'ultimo brano, ci teniamo a ringraziare e chiamo qui a raccolta tutti i presidenti di tutte le 5 bande che si sono esibite stasera, tutti i maestri. Delle bande, Vincenzo Bellini di Carbonia, Santa Cecilia di Flumini Maggiore, Giuseppe Verdi di Siliqua, Serramanna e Serrenti. Sia direttori che presidenti. Che cos'è? Maestro presidente? Un momento, please. Il fotografo ufficiale. Bravo Daniele, fai una foto che sono troppo toghi. Ci teniamo a consegnare delle targhe per ringraziarvi di questa partecipazione, per aver festeggiato con noi stasera. Consegniamo per ora solo a Claudia Pugedu, la presidente della banda Santa Cecilia di Flumini Maggiore. Presidente della banda di Serramanna, scusate, mi stavo perdendo. Maria Cristina Bazzella, grazie. Presidente della banda di Carbonia, grazie della partecipazione, complimenti per la serata. Thank you.
cambia d'abito, veloce. E per il nostro presidente Silvano Floris. Grazie presidente. Veramente il pubblico è qua dove lo mette qui. Ti piaceva che lo andate così? Per il nostro maestro Fabrizio Pitau, che è stato oggi presente. Mai quanto amate a Floris, che sono venuta le bande. Manca qua solo che mi dicesse qualcuno. È un maestro un omaggio per me, grazie. E uno per Noemi. Caterina Corsula, purtroppo abbiamo già salutato perché è dovuta scappare prima. Ai maestri. Non vale però, doppio. Vabbè, domani ho la riunione con gli alcolisti anonimi. Prima non bevevo, da quando faccio il concerto, casino. Vabbè, cosa fai? Lo butti? Invito il nostro presidente Silvano Floris. Solo due parole, tanto guarda, il foglietto è piccolino, se riesco a leggerlo. Buonasera a tutti, come avete visto e sentito abbiamo voluto festeggiare i 130 anni della banda musicale Giverdì Siliqua, con un raduno di bande. Le bande musicali dei nostri amici sono Serramana, Carbonia, Flumini Maggiore, Serrenti e Siliqua appunto. Voglio ringraziare i presidenti e i direttivi di tutte le bande per il loro impegno e per il loro lavoro che svolgono quotidianamente per portare avanti le loro rispettive bande. Abbiamo attraversato 2 anni bui dovuti al Covid, ma eccoci qua più forti di prima. La banda di Siliqua compie 130 anni, io ne faccio parte da più di 50 anni e dal 2016 ne sono il presidente. Per me è un onore rappresentare la banda nel mio incarico di presidente. Ho cercato di promuovere l'attività bandistica impegnandomi a garantire la presenza nel territorio e a diffondere la cultura musicale tra i giovani. La nostra banda è attualmente composta da circa 30 elementi di varie età che con il loro volontariato e la passione per la musica sono sempre presenti a tutte le manifestazioni civili e religiose. Sapete cosa comuna i bandisti? È brutto leggerlo, l'avrei dovuto dire così a braccio, comunque. La voglia di stare in compagnia, fare buona musica, essere applauditi da un pubblico caloroso come voi. Se fate un applauso, grazie. Grazie a tutti, a Tuzani per me. Grazie Silvano. Allora, noi l'Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Siliqua ringrazia la Regione Autonoma Sardegna, la nostra amministrazione comunale che è sempre presente ad ogni manifestazione e che è presente anche stasera, grazie per il vostro continuo supporto. Ringraziamo il Service Pugeto di Cagliari, ringraziamo i nostri sponsor, la macelleria Saspanga, l'enoteca di Fabrizio Pizzianti, la fioreria La Gardenia di Utta, l'enoteca Sustavi di Giorgio Saiu, il market Maccioni, la macelleria di Marco Carrus, Dodo Bar di Doriana May, il market di Natalina Sarais, la panetteria Mocci, la frutta e verdura di Simona Pizzalis. Perdonatemi se ho dimenticato qualcuno, comunque grazie davvero a tutti i nostri sponsor. Un grazie di cuore a tutti i musicisti che si sono avvicendati stasera. E come ha detto Silvano, grazie a voi pubblico caloroso per essere stato presente. Concludiamo con l'ultimo brano che chiude questa serata musicale.
che si intitola Caravan, con il quale, scusate, si tratta di un famoso standard jazz composto da Tizzol e da Duke Ellington ed eseguito per la prima volta nel 1937. Il carattere suggestivo e medio orientale del tema fa sì che venga spesso ripreso come brano musicale a scene esotiche. A tutti voi buon ascolto, dirige il maestro Fabrizio Pitau, la banda Giuseppe Verdi di Siliqua. Thank you.
umano.